Buonasera, oggi faremo il video per il funzionamento di una lavabicchieri della OmniWash. Abbiamo collegato la macchina alla corrente e abbiamo azionato tramite il pulsante di accensione a sinistra. Le luci che vediamo indicano che la macchina è accesa e che si stanno riscaldando le resistenze. E abbiamo fatto riempire la vasca. Ricordiamo che queste macchine, tranne se specificato, solitamente hanno lo scarico a terra, non sono dotate di pompa. Di conseguenza lo scarico deve essere più basso rispetto alla macchina. Chiudiamo e facciamo iniziare il ciclo di lavaggio. Come sentiamo, la macchina ha iniziato il lavaggio. A un certo punto si noterà un leggero cambio di rumore che sta ad indicare che siamo passati dalla fase del lavaggio alla fase del risciacquo. Intanto apriamo lo sportello per vedere come avviene il lavaggio. Nel frattempo l'acqua si sta riscaldando, chiudendo il lavaggio riparte da solo. Aspettiamo che arrivi la fase del risciacquo e dopo vedremo come effettuare il carico e lo scarico della vasca, che va fatto ovviamente a fine giornata lavorativa, svuotando la vasca, e sia durante la giornata lavorativa per tenere pulita la vasca e l'acqua. Riapriamo la vasca per vedere come prosegue. Ah, ecco, passato. Il rumore è cambiato, è molto più leggero il rumore che fa il risciacquo. Apriamo per vedere il risciacquo. Vediamo che caccia vapore, ciò sta a indicare che la temperatura della macchina è salita. Chiudiamo. Si è spenta la luce, quindi il ciclo è terminato. Adesso andremo a vedere come svuotare e poi riempire la vasca. Allora, all'interno della vasca c'è un tappo che viene chiamato sempre pieno. Andiamo a togliere questo tappo e ciò consentirà alla vasca di svuotarsi. Per mantenere l'interno della vasca sempre pulito, consigliamo, una volta che avete tolto il tappo, di far fare dei giri senza rimettere il tappo, in modo che così la vasca si sciacquerà automaticamente. Se la macchina non avrà il tappo, continuerà a pescare sempre l'acqua. Togliamo un attimo il tappo, chiudiamo e facciamo girare a vuoto la macchina per far sciacquare la vasca. Diamo lo start. Adesso apriamo, riapplichiamo il tappo e vedremo come poi si ferma automaticamente la macchina quando raggiunge il livello d'acqua prestabilito. L'importante è assicurarsi che il tappo sia chiuso bene. Chiudiamo. La macchina ha finito di pescare l'acqua, ciò significa che ha raggiunto il livello stabilito. Apriamo e controlliamo. A questo punto è nuovamente pronta per iniziare il ciclo di lavoro. Possiamo spegnerla. Adesso la macchina verrà, spegniamo, imballata, sanificata, imballata e spedita al cliente, a spedizione assicurata e tracciata. Grazie della visione.